A questo nuovo video, io sono la Ale, la zia Ale, e vi do il benvenuto a questo nuovo contenuto multimediale. Se i cassetti si chiudono, sarebbe veramente meraviglioso. Un attimino, il bitrate è già verde. Cosa succede? Cioè, apriti sesamo proprio. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, mi state commuovendo. Cioè, c'è gente che arriva. Cosa che ha grande numero qui sulla piattaforma Iola, molto di più che non su YouTube, dove io comunque sono Drago 1812 1996. Vorrei fare di più, ma non posso perché ho poco tempo e comunque le mie capacità sono relativamente come dire, contenute. Ecco, non sono un genio, però accetto consigli. Se qualcuno sa dirmi come fare più soldi, io sono qui. Detto questo, novembre il 27 oggi. Cerchiamo anche il calendario. Buono, io non vedo l'ora che arrivi Natale comunque. Ragazzi, non so cosa facciate voi, secondo me io mi prendo una camomilla proprio di quelle così, tazzone alto, cioè proprio camomilla doppia. Anche perché la prossima settimana devo avere delle presentazioni. E tutte le volte che ho le presentazioni, cioè io sto male. Cioè, ho fatto presentazioni in Italia, Repubblica Ceca e Germania. Io ho sempre paura. Cioè, non c'è un momento in cui io riesca a essere veramente calma. Comunque, detto questo, i capelli si sono asciugati e sembrano quasi puliti. Beh, un po' di forfora ce l'ho, però la psoriasi più che forfora. E c'ho i buchi in testa. Che roba brutta. C'ho i buchi in testa. E vabbè. Cioè, insomma, vabbè. Si fa per dire. Comunque, io sono la zia Ale della Germania e vi aspetto numerosi. Spero che arriviate. Perché ieri sono arrivata gente dopo un'ora, io ho quasi finito, cioè non ne potevo più, gente, cercate di arrivare un po' prima. Disponibile a parlare, però dopo devo fare un sacco di cose, per cui fatevi vivi subito. E anche c'è una cosa strana sulla piattaforma Viola, che c'è gente che si iscrive e poi non si vede mai più. No, restate, restate, miei prodi. Vediamo un po' se il blog ha funzionato ieri. Direi di sì, che bella roba, ma che cosa bellissima. Ma che cosa è successo? Sono proprio favorevole a tutto quello che è successo. Bene, bene. Dunque, io aspetto che il primo si faccia vivo, dai, fatti vivo, dai, non mi farai parlare da sola tutto sto tempo, insomma, primo ascoltatore, dai, non farti pregare. Che luce assurda che c'è a casa mia. Proprio i capelli neri, però, neri. Non avevo mai detto, cioè, sapevo di averli neri, ma così scuri. Ah, due ascoltatori. Ciao, benvenuti a questo nuovo video. Fatevi vivi, scrivetemi qualcosa, scrivetemi domande su Germania, se so qualcosa ve lo dico, altrimenti proverò ad andarmi a informare. Ho una lista di cose su cui andarmi a informare, che al momento non ce la faccio, sono troppo presa, inizierò da Natale in avanti se riesco. Lo farò una volta e poi rimarrò in debito fino a maggio, credo, perché sarà un massacro da qua in avanti. Ma voi continuate a, come dire, a resistere e a volermi bene per quello che mi volete, o odiarmi, non so, fate quel un po' che volete, basta che rimanete qua e insomma e abbiate una resistenza umana alle mie cose, alle mie paturnie, insomma. No, abbiamo una presentazione per quanto riguarda un progetto la prossima settimana. E sono diversamente tranquilla già, come potete vedere, cioè proprio sclerata completamente. E vabbè. Però
però cerco di mantenere una certa calma olimpica, no? Finta ovviamente, perché non può sclerare sempre bene, sclero anche male. Comunque il progetto era fare un calendario per un professore, un calendario dove lui può mettere per esempio gli assenti, i voti con anche per esempio i giudizi, nel senso ha preso 2 perché questo esercizio è fatto bene, quest'altro non è fatto tanto bene, eccetera, e appunti sul suo comportamento, metterci la data, metterci la classe, perché sarà diviso per classi, e abbiamo fatto uno studio su questo. Probabilmente vorranno implementare questi calendari per mettere le note, sto parlando in mezzo italiano, mezzo tedesco, per mettere i voti dai prossimi anni. Stanno facendo, credo, uno studio di fattibilità, facendoci fare i progetti. Infatti sono stati 2 progetti di questo tipo, e fatti da noi e da un altro gruppo, quindi li paragoneranno un po' alla fine, immagino. E poi c'erano altri 2 progetti su altre cose che probabilmente la scuola vuole farli. Così si fanno fare tutti, tutti i costi, tutti gli studi a costo zero, e ci guadagnano, e sanno poi la situazione alla fine. Ciao Ale, ciao. Ed è tutto documentato da noi piccoli schiavi. Ciao, oggi sono un po' di fretta, non credo che riuscirò a fare un video di 1 ora. Però la gente se ne va via, ma perché siete cattivi? Come stai? Spero che tornate. No, che avrei bisogno di avere un po' di persone. Domani, stasera forse potrei fare un'altra puntata, se ho tempo. Ma tipo di notte. Vabbè, chi se ne frega, io trasmetto anche di notte. Bisogno di arrivare alle 25 ore in un mese, e adesso sono 23 ore a un certo punto. Rimanere che mi manca l'ultimo 5% mi fa diventare matta, ragazzi. Ma proprio diventare matta. Cioè, non è andato via il segnale, che è caduto un attimo. E allora perché io devo pagarla? Perché il segnale fa schifo. Cioè, segnale, ti odio. Tornate! Tu non hai fame? Ho appena fatto colazione perché sono una creatura della notte. Si migne. Cosa sta succedendo? Dai, sto guardando i risultati di una cosa che mi interessa. Non va avanti. Come la nota, no, io non ho fame, ma poi ho orari un po' strani, sgranocchio anche delle cose così all'ultimo momento. Zimigne, ti piacciono i funghi? Certamente, ma forse per me fagocito pure i bulloni. Ultimamente ho iniziato a mangiare i cachi, li sto sovra. Cioè, non li ho mai mangiati, ma sono stata una cretina, perché qua in realtà sono più buoni di quelli in Italia, perché quelli in Italia sono ancora più arancioni, almeno quelli che crescevano vicino a casa mia, e sono tutti, come dire, molto, come posso dirvi, un po' come morsicare qualcosa di pieno di fibre, e mi dà fastidio. Invece questi sono veramente buoni, ve li consiglio. Adesso li faccio in padella. Ah, buon appetito. Ah, ok, i funghi, no? Io pensavo i cachi, cioè, pensa a te. Ho l'elasticità mentale di una parete di cemento armato, tipo. Una volta tanto il cellulare mi aiuta a trovare una live in diretta. Fra poco vado a pranzo. Buon sabato, Ale. I cachi buoni, anche seppure io a casa ho un albero di cacao, e molto arancioni e fibrosi. Ah, grazie a Camelot, Camel Smerdotov 22, che io riseguo,
sperando che... Perché qua è bellissimo, no? Mi dà un ascoltatore medio, mi scrivete in due, in più un terzo si è iscritto al canale. C'è qualcosa che non mi torna e gli ascoltatori medi mi stanno facendo un torto, perché io devo arrivare a tre ascoltatori medi se voglio arrivare al prossimo tick che potrebbe darmi le monetizzazioni. E sono arrivata a 1,8, mi sembra, ascoltatori medi. Non siamo così lontani, abbiamo passato la metà. Gente, fatemi questo favore. Fate sincronizzare anche sul mio canale il vostro cane. Scrivete il vostro cane, cagnolone 1, cagnolone 2. Anche gli uccelli, perché la Ciulpi le vorrebbe. Infatti sono capretto 90, un martino. Che dir si voglia. Non credo che mi conti doppio. Speriamo arrivino a 3, lo spero anch'io. Oh, finalmente 3 visualizzazioni medie, finalmente me l'ha dato, ci mette ai suoi tempi a rispondere. È veloce. Scusate una cosa, ma come funziona quella sorta di compra bit, 20 bit, queste cose qua? Cioè, c'è qualcuno che mi può regalare bit? Cioè, non che io vi voglia chiedere l'elemosina, figuriamoci. Niente di tutto questo, fate secondo coscienza. Cioè, voglio solo sapere come funzioni. Perché poi c'è gente che ti viene qua gratuitamente a cercare di illudere. Non sapendo che io non credo più le favole da un po' di tempo, dice: ti do 104 euro. Figuriamoci, io nella vita già tanto se non prendo 104 schiaffe così gratuitamente, quindi ho una fiducia per gli altri esseri umani tipo meno 155, no? Figurati se ci sto a credere. Però se qualcuno mi spiega come funziona, io questa piattaforma viola la sto sperimentando. A mio modesto parere non ci sto capendo assolutamente nulla, ma magari se capissi qualcosa di più evito di fare vaccate, cioè così. A occhio, sai, se uno sa le cose ci mette un po' più di precisione, diciamo. Però non lo so. Voi che dite? Vediamo un po' i messaggi. Comprare bit, non sapevo queste cose, non so aiutarti. E vi aspetto risposte da altri, così lancio questa cosa. Ah, a proposito, visto che ci sei tu e non sei ancora andato a pranzo, eccoci qua. Tu sei un lettore di Scala e Cristallo e puoi testimoniare che si sopravvive alla lettura di questo libro anche piacevolmente, perché, correggimi se sbaglio, il libro ti è piaciuto. Eh sì, è vero, ci sono ancora un po' di errorini di stampa, queste cose qui, ma il prossimo anno, con calma, dal prossimo anno in avanti, ci si metterà a correggere tutto, soprattutto la versione in tedesco va ricorretta completamente. E niente, un horror fantasy scritto da me, Alessandra Grosso, è disponibile in cartaceo, in EPUB, e letto da una lettrice professionista, se volete, come regalo per Natale ai vostri amici. Non siete forzati a fare niente, sappiate soltanto che è disponibile anche in versione inglese. E in versione inglese la si può anche sentire in audiobook. Scusate, parlo tedesco senza volerlo. E anche in spagnolo è disponibile in versione EPUB e la potete ascoltare. È disponibile anche in altre lingue, tra cui il russo, in versione EPUB. E in russo c'è una brutta cosa, però devo dirvela. Mi sembra che la versione cartacea sia impossibile da fare in russo. Non so per quale idea di malata di Amazon. Se la voglio fare in russo, penso che dovrò mettermi lì tipo Gutenberg a stampare le cose, a rilegare il libro. E poi se ci sono errori di stampa non ho la minima idea, perché io in russo non lo so, quindi ci potrebbe essere anche scritto: sei una donna di cacca. Qualcosa del genere. Sì, certo, una bellissima lettura, tanto più che un'opera fatta nei pochissimi tempi liberi. Eh sì, perché dovete sapere che studiavo, lavoravo e pulivo casa mia perché non avevo la mamma e vivevo all'estero, quindi in Repubblica Ceca. Adesso la mia situazione da questo punto di vista è un po' migliorata, non fosse che i casini con il lavoro io li ho sempre, 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 sempre. Ha ragione. Io la versione cartacea, appunto,
con la matita mi devo mettere a vedere le pochissime leggere sviste, ma trascurabili. I maestrini haters che vedono la pagliuzza altrui e non le travide sono proprio odiose. E sai di chi parlo, lo so che di parli. Ma la cosa peggiore di queste persone è che una di loro, e lui lo sa chi è, non lo odio. Non lo odio. Perché non riesco ad odiarla. Ed è lui mi odia per il motivo per cui io non riesco a odiarlo. Che io non... Anche nel libro si vede che certe cose io per carattere non le faccio. E vi faccio un esempio. Chi ha letto il mio libro sa che a un certo punto ci sono io che sono diventata una sorta di berserker, no? Incavolata nera. E non strangolo una persona che mi ha fatto tanto male. Cioè la prendo per il collo, si prende un sacco di botte perché se l'è meritata tutte, però a un certo punto la butto lì come se fosse pattume. Cioè io non inferisco su bambini, donne anziane ancora peggio perché mi ricordano mia nonna, non le farei mai. Ed è il motivo per cui non l'ho fatto. Perché nonostante tutto, io ho visto tanta insicurezza in lui. E come faccio a massacrare un insicuro? Io non riesco. Come diceva un cantautore, le persone che starnassano perché non sanno provare a lavorare. Sì, e poi è quello che mi... L'unica cosa che mi ha fatto un po' male è quella, che non è riuscito a capire che sotto sotto io lo volevo aiutare. A mio modo, perché poi sono Toro ascendente Ariete. Ora, non è che potete pretendere da me chissà che modi gentili. Sono anche fin troppo franca, soprattutto quando mi girano, cioè proprio... quando ho il nervoso di primo tipo, sono molto irruenta. Quando ho il nervoso di secondo tipo, io non sono irruenta per un cazzo. E ti guardo, ti osservo, e poi ti inculo. Ecco, io non ho voluto guardarlo, osservarlo e incularlo. O meglio, l'ho guardato, l'ho osservato e ho deciso di attaccare. Però non ho deciso di attaccare per sbranarlo. Avrei potuto, non l'ho voluto fare. Solo per capire, se uno lo acquista in ebook, poi se lo vuole stampare per reggere su carta la versione inglese, che è solo ebook, per esempio. Sì, però non hai finito la frase, quindi non lo so. Sì, infatti mi ricordo. Lì era anche vigliaccheria di questo personaggio. Ah, della strega, sì. Sì, però non ti capisco, cerco di ancora solo per capire, e anche io vorrei capire quello che vuoi dirmi. 100 the matching, cioè delle volte sono cattiva con te perché non mi fido, però stavolta non hai finito la frase. Ah, si può fare oppure è impossibile? Per me puoi stampare qualunque cosa per leggertelo se riesci, sì, assolutamente. L'unica cosa che mi dà fastidio e sono quelli che prendono il mio libro, lo acquistano e poi lo mettono gratis da comprare su internet. Ecco, io quelle persone lì, che si sappia, le ho segnalate su Google e le ho segnalate alla polizia postale. La prossima volta che succede, io non mi fermo. Io scendo a biella, mi romperà le balle a scendere a biella, ma non importa, e li denuncio. Punto. Perché due libri gratis io non li regalo, mi dispiace. Ma avete idea di quante sere ho passato io a correggere quel libro? Adesso, no? Non mi ricordo neanche più quello che ho scritto, perché l'ho riletto così tante volte che mi è venuta la nausea. Cioè, nel senso, io l'ho scritto, l'ho amato, nel momento in cui scrivevo ero così agitata che vedevi la tastiera saltare, perché è un libro di guerra, è un libro di incubi, è un libro di guerra. E se per voi l'incubo, vabbè, c'è questa qui che scappa, cazzo, sono io che sto scappando, c'ho io la strizza. Non è proprio bellissimo ricordarselo, è una cosa terapeutica e ho anche un modo per curare i traumi, tra l'altro, cioè riviverli. È stato una vera merda scrivere quel libro da un certo punto di vista, perché ho dovuto rivivere tutto. È stato catartico da un altro punto di vista, perché ho trovato anche un finale, che secondo me è la parte più bella del mio libro, il mio finale. Poi il libro può anche fare schifo a voi. Anche a me il libro da un certo punto di vista fa schifo, perché l'ho riletto così tante volte che non ce la faccio più. Ho addirittura cercato di rimuoverlo perché non ne potevo più.
se tu non ti fidi di me, è normale, neppure mi vedi in faccia che faccio. Non te ne faccio una colpa, grazie. No, io devo essere franca e dire le cose come stanno. So perfettamente che ci sono state degli hacker che si dovrebbero soltanto vergognare, che hanno fatto quello che ho descritto prima. Ora, vorrei far sapere soltanto una cosa, a questi hacker, che difficoltà economiche e avere pochi soldi può succedere anche a loro. E non gli auguro nessuno che gli faccia una vigliaccata simile, perché io con quel libro volevo soltanto pagarmi delle lezioni di lingue. Non volevo far sentire gli uomini da meno, perché molti uomini si incazzano se una donna ne capisce di tecnica. Io non ho mai voluto umiliare gli uomini da questo punto di vista. Non mi sveglio mai la mattina con l'intenzione di umiliare nessuno, perché non sono migliore di voi. Sono un essere umano come tutti gli altri. Il problema è che se la gente inizia a fare così, io poi divento pesante. Cioè, neanche pesante, io divento cattiva. Cioè, non ti dico un cazzo, poi ti presento il conto. E comunque, un'inculata nella vita può capitare a tutti. Comunque vorrei, io veramente, arriverei quasi a perdonare, cosa che non faccio mai, uno di quegli hacker se viene da me e mi dice perché l'ha fatto e chi sono i suoi complici. Vorrei solo sapere la verità. Solo questo. Perché veramente non riesco a capire come cazzo fa una persona a mettersi a curare il mio computer o non so come abbiano fatto. Comunque, a fare tutte queste cose sapendo perfettamente tutti i casini che ho, c'ho pure una malattia cronica, tra l'altro testabile con un esame del sangue. E poi queste merde qua, se è chi penso io, l'hanno ancora rigirata dicendo che io sono una povera pazza, cioè mi hanno cercato di far passare per pazza. Sì, sono una pazza che ha scritto articoli scientifici. Un po' razionale per essere pazza e, come dire, completamente squilibrata. E di articoli scientifici, ne ho scritti più di uno e quando avevo già la malattia. Per cui chi volete prendere per il culo, scusate? Cioè, allora, c'è una cosa di me, che se uno mi vuole prendere per il culo, deve essere un pochino più furbo, perché così fa cadere le palle e non si comporta da uomo. Cioè, anche il fatto che non ti comporti da uomo, che il libro è a disposizione per 10 euro, ma che cazzo vai ad hackerarmelo? Per rubarmi 10 euro? Cioè, ma sei un miserabile, tu non sei un uomo. E queste cose, no? Una donna, scusate, mi viene il nervoso, una donna non dovrebbe avere il coraggio di dirgliele. Ma se continui a tirarmi pietre addosso e io non ho modo di scappare perché sei un uomo, ma tu ti aspetti che io mi faccia ammazzare così senza cercare di lottare? Ma fottiti! Questa sono io. Se c'è una chance per giocarmela, io me la gioco. Francamente, non ho alcuna intenzione di morire o di farmi prendere per il culo o di farmi passare per un idiota. Così anche oggi non l'ho mandata a dire. L'unica cosa che veramente io vorrei, è proprio una cosa che ce l'ho da tempo, vorrei sapere la verità. Sì, infatti, ancora non capisco come faccia uno a fare delle copie senza nessun motivo. Fa bene Alessandra a ribadire infatti i concetti. E poi appunto, altro che donne e uomini, innanzitutto dovremmo essere persone, hai fatto bene a non mandarla a dire, Ale, sono così, cioè, io ci metto, cioè, cerca di capire una cosa, che io sarei completamente senza pazienza, e per parlare così sto andando completamente contro carattere, da un certo punto di vista, perché poi chi viene, 7 anni che ricorreggi la stessa cosa, le sere passate che potevo spassarmele, questi te le copiano. Cioè, quello non è fatto per i soldi, quello è fatto altamente in modo personale contro di me. E se fosse mio fratello, perché sospetto anche di lui, non capirei, perché non si capisce cosa cazzo gli abbia mai fatto di male nella vita. Però è sempre stato uno che ti faceva del male soltanto perché lui aveva i suoi problemi, è un egoista di merda, e allora queste cose le fa. E anche degli amici che insomma smanettano piuttosto con queste cose di hacker, quindi non mi sorprenderei. Non saprò mai il motivo perché non me l'ha mai detto in certi anni, però in tutti questi anni non me l'ha mai detto, quindi non lo scoprirò mai, non me ne frega più di neanche di saperlo. Io lo voglio soltanto più lontano possibile da me. E poi soprattutto vorrei che la pagasse per tutto il male che mi ha fatto, quello sì.
Ma al di là di quello non vorrei nient'altro. Direi, vabbè, se è la solita merda, che devo farci? Però se sono stati degli altri, cioè, ma che cazzo ti è passato per la testa? E poi soprattutto io non me ne accorgo. Cioè, mi pigli per scema? E poi, boh, non lo so. Ti piace che la polizia abbia segnalazioni su di te di tutti i tipi? Che una volta che fai la stronzata più grossa viene fuori tutto? Non lo so, io. Un po' di. Come mi diceva la mia bisnonna, che era una persona molto più intelligente di me, ve lo assicuro, non ha potuto studiare ed era anche. C'è questa intelligenza molto da pensatore, no? Che devi pensare, che non puoi fare le cose in modo impulsivo come io intendo fare, sbagliando, ma intendo fare. Tu non hai cognizione, cioè tu non hai buon senso, proprio il buon senso del contadino, non far vaccate perché sennò dopo il raccolto va a farsi benedire. Quelle persone non hanno buon senso. Ed è incredibile che lo dica io, eh? Io che sono impulsiva e che sbarello. E tutto quanto. Cioè, io ho un'incazzatura su queste cose che veramente non lo so. Poi, cioè, dicono, magari hanno paura anche a venirmi a parlare. Ma che cazzo vuoi aver paura di me? Dovresti aver paura della tua coscienza. Ma come cazzo fai a guardarti allo specchio la mattina? Sì, vado. Per lavoro vado a rubare libri a dei poveracci che stanno cercando di mettersi da parte dei 2 lire per pagarsi le lezioni. Cioè, andate a fanculo. Però il buon senso è così poco diffuso, purtroppo, sì. Veramente. Comunque, volevo dire, cioè, se uno vuole prendersi l'EPUB, stamparselo e leggerselo meglio, non ho niente da dire, basta che non va a distribuirlo in giro, cioè. E va bene, non mi paga la copia cartacea, ma sti cazzi, cioè, confronto a quello che mi è stato fatto, cioè, io non ti denuncerò mai per questo motivo. Confronto a quello che mi hanno fatto, cioè, non solo rubarsela, ma mettersela a disposizione per tutti a gratis. E c'era la gente che scriveva: dove lo posso prendere questo libro? Cioè, io me li sono letti tutti quei messaggi, che si sappia. Perché? Cioè, non è che se non ti dico un cazzo vuol dire che non ti ho sgamato. Magari ti ho sgamato, ma sto pensando come fare a fartela pagare. È un po' diverso. Io non ho il dovere di farti sapere tutto, visto che ho considerato che tu per primo hai cercato di fottermi. E poi c'è gente che si lamenta perché quando io mi vendico, non gli dico: guarda, mi sto per vendicare, stai attento, prenditi le tue precauzioni. Ma vaffanculo, va! La devi creare la copia cartacea perché io posso acquistarla, dico per esempio. No, viene creata da Amazon. Amazon ha una sede dalle parti di Cracovia in cui la crea e te la manda. Questa copia che ho è soltanto per fare pubblicità, me la sono comprata. E me lo sono fatta spedire. E allora devo dire una cosa, però, per la Germania viene prodotta a Cracovia, non so per l'Italia, perché puoi prenotarlo anche da Amazon Italia, forse ti costa di meno per le spedizioni. È una cosa che ho scoperto col tempo, quindi se c'è qualcuno che l'ha comprata in Germania e se l'è fatta passare in Italia o che non so che cosa abbia fatto, chiedo scusa perché non lo sapevo. Non lo sapevo, giuro. E poi comunque ha pagato qualche euro in più, cioè non dovreste finire in bolletta per colpa mia, eh. E poi anche il primo libro che scrivevo mi hanno già fatto un battesimo del fuoco perché, cioè, con tutto quello che è successo per quel libro, c'è stato anche dei momenti in cui ho pensato: cosa cazzo sono andata a fare? Onestamente. Va bene, ragazzi, io devo scappare. Vi mando un bacio, fate i bravi. Forse ci vediamo stasera se ho tempo, non lo so. Adesso devo proprio andare. Ciao!